Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Vieni, vieni, Don Romano, raggiungici. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Bentornato. Grazie. Bentrovato in questi appuntamenti che ci rimandano un po' quella famiglia che viviamo a casa, ma viviamo anche televisivamente qua con te. Abbiamo sentito il Vangelo di Matteo, che cosa ci racconta? Dunque, siamo alla terza domenica, la domenica Gaudete, si avvicina il Natale, il sacerdote avrà il colore rosa perché la gioia è vicina. Ci dice però un punto critico: Giovanni, che aveva riconosciuto Gesù fin dal grembo materno, Giovanni che al Giordano non aveva avuto alcun dubbio, è lui il Messia, io devo essere battezzato da te, qui ha un dubbio: ma sei tu colui che deve venire? Perché Giovanni va in crisi? Perché lui aveva un concetto di Messia come un giustiziere: viene a portare il fuoco, viene a portare la giustizia, viene a fare piazza pulita. E invece Gesù compie opere di vita, Gesù chiama i peccatori, Gesù fa risorgere i morti, Gesù fa opere di guarigione. Ma che Messia è questo? E allora gli manda, Giovanni era in carcere, gli manda dei discepoli suoi a dire: ma sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Mi sono sbagliato. E Gesù risponde non dicendo semplicemente: sì, sì, sono io. Cita Isaia, cioè racconta queste opere con un fatto che Isaia, insieme ai morti risuscitano, dice che recuperano la vista, dice anche, parla del giorno della vendetta del Signore. E Gesù omette questa citazione, cioè porta tutta la parte positiva delle guarigioni come segno messianico, come segno di vita nuova, come segno di redenzione, di nuova umanità. Però Gesù fa un enorme elogio di Giovanni il Battista, non dice ditegli che non ha capito nulla, e dice: Giovanni non è come Erode Antipa che oscilla di qua e di là per stare a galla, Giovanni non è come gli uomini di regime che vestono di lusso, sono nei palazzi del governo, non è l'uomo che si adatta pur di stare al comando, lui è un profeta. Voi siete andati a vedere un profeta, che cosa siete andati a cercare nel deserto? Lui è più che un profeta, cioè lui è colui, e qui cita il profeta Malachia, Gesù, dicendo che è quello che era stato annunciato per preparare una strada. Quindi Giovanni ha un dubbio non perché manca di fede, ma perché ragiona, e per aver fede bisogna riflettere, ragionare, porsi delle domande. E Gesù dice che attraverso quelle domande in realtà si pone in risalto quello stile del Giordano. Gesù è venuto per mettere in fila con i peccatori, per farsi carico delle contraddizioni e dei problemi della nostra vita. È venuto per essere il Redentore, non semplicemente il giustiziere, e il Redentore è colui che fa nuove tutte le cose
anche i nostri cuori vecchi, i nostri cuori stanchi, i nostri cuori pieni di dubbio, le nostre malattie fisiche che sono segno di malattie spirituali. Se vuoi, puoi guarire, se vuoi, puoi aprirti alla gioia, se vuoi, questo Natale è il momento in cui senti che non sei solo, che Dio non ti guarda dall'alto e che non viene semplicemente a farti una magia perché sei uno dei pochi fortunati, ma si mescola con la tua vita facendosene carico perché tu possa essere in mezzo ai fratelli e alle sorelle un pizzico di sale, un pizzico di lievito, principio di nuova umanità che viene facendo comunione di umanità. Don Romano, tra l'altro questo capita proprio nel giorno della Domenica Gaudete, quel rosa che spicca tra le nostre candele dell'Avvento, lo vediamo anche alla Messa al Gemelli, tre viola, una rosa, proprio per farci assaporare un po' prima quella gioia del Natale. Sì, è proprio questa la finalità della Domenica Gaudete, cioè continuate a camminare per questo cammino d'Avvento, continuiamo a vegliare, continuiamo a preparare la via al Salvatore che viene, perché sta venendo sul serio, cioè non è che abbiamo iniziato con entusiasmo, poi vabbè, sta per arrivare Natale, smontiamo tutto, intensifichiamo il cammino perché è tutto vero, è tutto vero. Gesù, non è che ricordiamo la sua nascita, Gesù nasce, cioè ci rende partecipi contemporanei di quella nascita e non dobbiamo perdere questa occasione. E noi cerchiamo di non perderla preparandoci, con te Don Romano, che quest'oggi rimarrai con noi anche dopo la Santa Messa, dopo le meditazioni, lo ricordo, del Cardinale Raniero Cantalamessa, e vogliamo prepararci anche con la musica, con l'avvenuta profezia, il genio e il talento di Ambrogio Sparagna.